HDPU, el cantare, la música. Poi la música transmite tanta magia y tanta realidad. Quello più bello è quando puoi fare una canzone, per esempio, con una bellissima, con bellissime parole che ti arriva veramente al cuore o ti senti come che va bene, quella è la mia vita, quello mi succede a me quando senti che veramente è per te quella canzone. Allora sempre nella musica c'è la magia e è per questo che io ho scelto il canto come la cosa più bella che mi piace da fare. Mi identifico con Divina, con, certo che con il canto, con la musica, mi piace molto anche come si veste, con i colori, mi piace perché mi ha insegnato anche ad essere forte in ogni cosa della vita, che a volte non è facile, ma va bene, in quella cosa abbiamo una personalità un po' diversa, no? Io a volte sono un po' più sensibile, con un po' di paura di fare alcune cose, ma lei no, lei può fare di tutto. Il consiglio è che è importante studiare, è importante vedere quello che sai fare meglio, diciamo, non nel senso di se fai meglio, se canti meglio, se balli meglio, no. Nel senso che devi scegliere bene le canzoni per andare a fare un casting. Mm-hmm. A volte non è facile scegliere, allora devi conoscerti molto, non solo quello, devi conoscere non solo quello che ti piace cantare, se no quello che va bene con la tua voce. Allora quello è un consiglio più per iniziare. E poi se hai la fortuna di poter lavorare, la fortuna dopo tutto tutto quello che hai fatto per arrivare, no, alla TV, in teatro, sei potuto arrivare, diciamo, sempre stare, sempre essere o fare le cose che fai sempre, no? A casa, non cambiare, anche se a volte non hai tanto tempo come prima per fare alcune cose, devi provare a avere cose che da sempre, da tutta la vita, no? Un cartone preferito, mi piacevano molto Las Chicas Superpoderosas, si chiama in spagnolo, sì, c'è così in Italia, ma qualcosa del genere, quelli che le ragazze che avevano i poteri, va bene, la magia di aiutare a tutta la gente della città. La mia cantante più magica è Celine Dion, è la mia preferita, la amo e mi piacerebbe vederla quando canta in teatro, allora mi piace tanto.